Ciao, sono Matteo Testi, fondatore di Deep Learning Italia. Oggi parleremo di metodi di regolarizzazione delle reti neurali. I metodi di regolarizzazione mirano a migliorare le prestazioni di una rete neurale, riducendo l'overfitting. Una rete neurale si addestra su un insieme di dati che si dividono in un training e in un test set. L'overfitting si manifesta quando la rete apprende molto bene sui dati forniti durante il training, ma non riesce a generalizzare altrettanto bene su nuovi dati, ottenendo basse performance in fase di test. Tre delle forme più comuni di regolarizzazione sono l'early stopping, il dropout e la batch normalization. L'early stopping consiste nel terminare la fase di apprendimento nel momento in cui gli errori ottenuti sul validation set iniziano ad aumentare. Il validation set rappresenta un insieme di dati distinto rispetto al training set, ma caratterizzato dalla stessa distribuzione, utilizzato in fase di addestramento per validare la scelta di determinati valori per gli iperparametri del modello. Il dropout, invece, prevede l'inattivazione casuale dei neuroni con una data probabilità P. In questo modo, a ogni iterazione si ottiene una configurazione della rete diversa, rendendo di fatto la rete meno affezionata a una particolare configurazione. Infine, la batch normalization ha l'obiettivo di normalizzare i dati dei singoli batch anche fra layer intermedi, oltre alla normalizzazione standard tipicamente condotta soltanto sui dati in input. Questo permette di operare su una funzione costo decisamente più regolare e bilanciata, velocizzando la fase di apprendimento. Un ulteriore metodo di regolarizzazione che, rispetto ai metodi descritti in precedenza, interessa la fase di preprocessamento dei dati in input più che la fase di addestramento, è la cosiddetta data augmentation, ovvero l'ampliamento artificiale dei dataset di training e validation. Ad esempio, se una rete neurale deve riconoscere delle cifre scritte a mano, si potrebbero applicare delle piccole rotazioni o delle lievi dilatazioni o restrizioni ai dati già in possesso, creando così delle immagini nuove da fornire alla rete neurale. Questo le rende particolarmente difficile memorizzare le peculiarità dei dati, mentre la aiuta ad apprendere meglio quelli che sono i modelli e gli schemi dei dati di allenamento. Se il video vi è piaciuto, mettete like e condividete. E per approfondire l'argomento, andate sul nostro sito www.deeplearningitalia.com, dove troverete i migliori corsi tech in lingua italiana fatti da docenti universitari, ricercatori e professionisti. Vi aspettiamo!